Primo giugno, San Giustino martire. Giustino, di famiglia pagana, nacque a Flavia Neapolis, in Samaria, nell'attuale Cisgiordania, intorno all'anno 100. Dalle testimonianze dello stesso Giustino riferite nei suoi scritti, venne educato nel paganesimo. Acquisì un'educazione che lo portò ad approfondire le tematiche che gli stavano a cuore, come quelle della filosofia. Questa sua smania di verità lo portò a frequentare diverse scuole filosofiche, prima gli stoici, poi frequentando un filosofo pitagorico, Giustino voleva raggiungere la verità e la conoscenza di Dio. Incontrò il cristianesimo verso il 130. La sua adesione alla vita cristiana fu ispirata dalla testimonianza dei martiri e la sua conversione produsse molti frutti. A Roma fondò una scuola per diffondere il cristianesimo ed ebbe il merito di riconoscere presenti i semi del Verbo al di là della Chiesa visibile, radicando l'annuncio della novità cristiana nella sapienza dei filosofi pagani e nei profeti di Israele. Si deve a Giustino la sua antica descrizione della liturgia eucaristica. Così si schierò apertamente contro la religione pagana e i suoi miti e a causa della sua fede venne condannato a morte da Giunio Rustico, prefetto di Roma, e decapitato insieme ad altri 6 discepoli, morendo come martire attorno all'anno 165 sotto l'imperatore Marco Aurelio. Giustino è uno dei padri della Chiesa, filosofo e apologeta di lingua greca e latina. Conosciuto per il celebre dialogo con Trifone e per la prima e la seconda apologia dei cristiani.